su Film Frames, la mia rubrica di cinema da vedere a casa. Oggi vi consiglio Bombshell di Jay Roach, il film sullo scandalo sessuale che ha travolto il presidente e CEO di Fox News con tre star come Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Siamo nel 2016, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti si avvicinano e durante un dibattito politico con Donald Trump, Megyn Kelly, affermata anchorwoman di Fox News, incalza il futuro presidente sulla sua misoginia. Ma per la sua sfrontatezza Kelly si ritroverà al centro di una controversia politica e mediatica. Nella stessa rete televisiva, Gretchen Carlson, durante una diretta TV, riceve l'ennesimo commento sessista e così decide di far causa a Roger Ailes, presidente del network, per molestie sessuali. Più giovane e ingenua invece, la giornalista conservatrice Kyla Popisil, che per coronare il sogno di far carriera a Fox News, accetta la proposta di Roger Ailes, senza sapere bene a cosa va incontro. Tre donne, tre vittime di molestie, decideranno di rompere il silenzio, scatenando una bufera giudiziaria che porterà al licenziamento del presidente di Fox News. 15 secondi. La televisione è l'industria più competitiva di questo pianeta. Perché un network vada in onda 24 ore al giorno, serve qualcosa che attiri il pubblico. Ti serve una gonna più corta. Bombshell, la voce dello scandalo, è il film di denuncia diretto da Jay Roach, basato sulla vera storia dello scandalo sessuale che ha sconvolto l'America un anno prima che il caso Weinstein scuotesse Hollywood e il mondo intero. Il licenziamento di Roger Ailes da Fox News per molestie sessuali viene ricostruito dal regista con ricerca documentaria e il realismo del cinema impegnato, diretto e dissacrante. Voglio convincerla che sono fatta per andare in onda, signor Ailes. Credo che sarei un acquisto fenomenale per il suo network. Potrei tirarti fuori da lì e portarti in prima linea. Ma devo sapere che sei leale. Charles Randolph, già sceneggiatore della Grande Scommessa, testa un dramma dalla tensione crescente, coraggioso e lucido, senza cedere mai alla caricatura o alla retorica. Bombshell apre le porte di Fox News, emblema della cultura conservatrice americana e rappresentazione di un giornalismo che cede alle richieste della politica e dello spettacolo. Attraverso lo sguardo di tre donne diverse, inoltre, Bombshell punta i riflettori sul meccanismo che costringe le donne a scegliere fra desiderio di far carriera e quello di liberarsi dalle regole del maschilismo, fra la paura di perdere il lavoro e quella di essere giudicate, fra l'autoconvinzione e l'obbligo di dover mostrare il corpo anche a costo di dover nascondere la propria identità. Senza rinunciare alla sua ironia, il regista lascia emergere complessità e contraddizioni di una battaglia mediatica, politica, sociale e prima di tutto individuale che non è ancora finita. Una bomba pronta a esplodere ancora. Pronta per andare in guerra? Oh sì.